siamo in autunno e arrivano i primi freddi. E con l'inverno alle porte, chi ama muoversi in mountain bike o con l'e-bike inizia a porsi una grande domanda. Cosa faccio? Continuo ad uscire anche se è inverno e fa freddo? O parcheggio l'e-bike in garage e ne riparliamo in primavera? Ciao a tutti e ben ritrovati nel mio canale. Sì, l'inverno è ormai alle porte e i sentieri qui sui colli iniziano a coprirsi di foglie e di fango, tanto fango. E sarà sempre peggio per tutta la stagione, così abbiamo due scelte. O puliamo per bene la nostra bicicletta, la nostra mountain bike, e la copriamo e aspettiamo la bella stagione, oppure continuiamo a goderci la nostra e-bike anche sotto zero. In entrambi i casi è questo il momento migliore per fare un bel controllo alla nostra bicicletta. Ciao Francesco! Ne hai fatto di strada qua Ivan qua? Dobbiamo fare una bella revisione, poi la mettiamo sul cavalletto e vediamo tutto il da farsi, sai? Francesco Bike è il mio meccanico di fiducia, già protagonista di alcuni miei video. Francesco, con la stagione invernale molte persone preferiscono non usare l'e-bike, la mountain bike, perché appunto inizia a far freddo, ma secondo te ci sono dei controlli che è meglio fare prima magari anche solo di parcheggiare per alcuni mesi la bicicletta? Certamente che sì, specialmente sulle muscolari, che chi ha finito la stagione delle gare, chi adopera i banger, chi adopera il liquido, chi ha fatto gare sul fango, come questa bicicletta che adesso qui sul cavalletto, come vedi. Che bella! Sì, questa qua ha finito la stagione delle gare, una bella bicicletta. Andiamo a iniziare a togliere sicuramente i bungee all'interno delle ruote, perché c'è l'altice, se rimane fermo tutto l'inverno. Andiamo in primavera che abbiamo un interamente blocco di l'altice all'interno. Allora evitiamo tutto questo, togliamo i bungee, si lava all'interno il copertone, si lava il bungee, si pulisce tutto, si mette a riposare il bungee proprio all'esterno del copertone in modo che in primavera sia perfetta. Andiamo a smontare il movimento centrale della bicicletta, facciamo una bella pulizia completa e tutti i cuscinetti, sia che posteriori sia che anteriori. In questo caso la bicicletta c'è cambio elettronico e la batteria deve essere conservata in maniera un po' più raffinata, che non fa di una semplice bicicletta, e poi iniziamo a lavorarci dietro, insomma. Ho capito. Quindi diciamo, Francesco, che questa è anche l'occasione, visto che le biciclette restano ferme per alcuni mesi, anche magari per controllare qualche rumorino strano. Certo, direi sì. Beh, difatti questo si lamentava naturalmente che dopo la fine delle gare c'ha un problema di schiocco all'interno del tubo. Questo c'è il tubo sella idraulico, appunto per abbassare il tubo, capito, per avere un maggior comfort nelle discese, e si lamenta di un forte schioccolio all'interno del tubo. Sicuramente sarà entrato polvere e fango. Io andrò a togliere tutto, lavare e fare pulizia completa all'interno del telaio e rimettiamo la pasta del carbonio, una pasta apposita che toglie sia che lo scroccolio, capito, e anche va a lubrificare, tiene lubrificato il tubo in alluminio all'interno del carbonio. Francesco, mentre per chi ha l'e-bike e quindi vuole lasciarla magari ferma per il periodo invernale, cosa consiglieresti? Per le bike io consiglio le medesime cose, però abbiamo le differenze della batteria. Eccola qua, questa è la tua bike. Qua vedo che hai corso. Senti che bel rumorino che abbiamo qui. Queste sono le pastiglie che sono finite, vanno a toccare addirittura con la piastra di ferro sul disco. Nei fatti di chilometri qua, Comunque stavo dicendo, appunto, per chi ha le batterie sulle bike, io consiglio sempre di mettere via la bicicletta a mezza carica, in modo che a metà dell'inverno andiamo a dare una carica alla batteria, così la batteria non ha nessun problema, sicché è meglio sempre togliere la batteria e mettersi un posto asciutto e un posto al caldo, non caldo elevato ma un posto asciutto. È un po' di lasco anche sul cuscinetto posteriore. Dopo, ovviamente, durante l'inverno, se non usiamo la bicicletta, è meglio fare anche una bella revisione alla forca. Una revisione parziale è più che sufficiente. Se la forca non perde olio, non perde aria, è sufficiente aprire i foderi, pulire l'interno del fodero e ripristinare l'olio di lubrificazione.
vediamo il movimento centrale della bicicletta, l'asco non ce ne sono, la serie sterzo del manubrio è buona, è bella liscia, non ha nessun problema, abbiamo un po' di lasco anche sulla ruota anteriore, qua Ivan ha fatto i salti, c'è qualcosina da fare su questa bicicletta. Le pastiglie davanti sono ancora buone, prendi troppo quel dietro, te la prendi. Vediamo un po' anche l'usura della catena, Iva, visto che fermo non ci sei mai stato te. La catena è ben avanti, è ora di sostituire anche la catena. Comunque, Ivan, mi sembra già altre volte avete detto che la catena è sempre un po' troppo asciutta. E ovviamente Ivan, te hai visto che sicuramente quest'inverno non rimani fermo, perché lo so che te sei un lupo di montagna, capito? La manutenzione qua in questa bicicletta deve essere per forza fatta, capito? Se la metti giù e non la usi, posso capire e dirti, andiamo a farla in primavera, ma per te dobbiamo fare per forza tutto il dovuto. Quando sono qui in officina da Francesco Bike, mi piace curiosare un po' in giro. C'è sempre qualcosa di interessante. Francesco, che cos'è questo telaio? Questo telaio è un telaio di un mio cliente, un telaio Bianchi, che ha fatto la stagione estiva, ha fatto qualche piccolo graffietto, capito, e ha voluto ripristinarlo totalmente. Come vedi è stato tutto riverniciato, sono state fatte tutte le aerografie nuove, tutte le sue scritte, è stato portato originale. Praticamente passiamo da telai in carbonio che pesano pochi etti a... Esatto, passiamo da biciclette super tecnologiche, da un telaio della Bianchi da 7 etti a un vecchio telaio della Legnano, capito, in acciaio, pur fatto bene, perché ti posso dire che questa bicicletta ha addirittura il primo cavo interno, chiamiamolo cavo interno, che alla fine è una catena che va all'interno del telaio e che va a agire sul freno posteriore, capito, attraverso all'interno del telaio, invece delle vecchie biciclette, ancora quelle più vecchie, che hanno i freni a bacchette esternamente. Dobbiamo un po' lavorare per togliere le pastiglie, il nostro IMA qua. Un momento frenava anche con le placche in ferro. Abbiamo le pastiglie di Ivan, praticamente esaurite. Ma hai fatto bene di questi tempi esaurire bene le pastiglie così, perché abbiamo problemi anche a riempire i pezzi, ma così. Ovviamente usiamo un po' di acqua e un detergente non aggressivo, sia che per le parti colorate e sia per i pistoncini e per le tenute degli o-ring e dei pistoncini, in modo che quando vado a spingere i pistoncini all'interno della loro sede non portano con sé all'interno il sporco che si è creato attorno al pistoncino. Un po' di aria compressa per asciugare l'acqua col detergente che ho messo, però sempre da dovute distanze e piccoli colpetti, perché l'aria potrebbe inserirsi attraverso il pistoncino e trapassare l'o-ring, perché l'aria ha una densità minore dell'olio e dunque l'aria passa all'interno della pinza e andiamo a creare quell'effetto molle nella leva, e quello significa perché abbiamo soffiato l'aria ed è entrata nell'impianto frenante. È una cosa da non fare mai. Facciamo una bella pulizia anche della pinza anteriore, sebbene che le pastiglie sono ancora buone, però non è male fare una bella pulizia, un bel lavaggio con acqua, un po' di detergente neutro, anche in modo che se si lascia ferma la bicicletta non si va a... la polvere, la terra, il fango non va a cristallizzare sul pistoncino. Il disco è ancora in buone condizioni, non ci sono spazi, non ci sono salti. Il disco, diciamo che è ancora buono, non è nuovo, ma può andare ancora per diverse pastiglie. E poi ci dobbiamo ricordare per forza di ripompare l'olio mancante nella pinza, in modo che di riposizionare le pastiglie, altrimenti la prima uscita che fai, che vai a frenare, fai 2-3 pompate a vuoto ed è facile, Ivan, che mi arrivi a lungo.
disco è un po' diciamo imbarcato probabilmente per le alte temperature che ha subito e va un po' leggermente a strisciare le pastiglie di destra e sinistra, comunque non è un problema. Appena le pastiglie hanno fatto un po' di strada, si sono consumati quei pochi decimi, non avrai più questo fastidioso rumore che senti, capito Ivan? Procediamo con una bella pulizia alla catena con un po' di detergente. Andiamo a lavorare in questa posizione qua per non andare sui cuscinetti del pago pignoni per non creare problemi. Facciamo un po' di pulizia alla catena. Abbiamo sempre il nostro rumore qui del disco che sembra una piccola affettatrice. Qui, ma la prossima volta quando torni a trovarmi sicuramente abbiamo la catena da sostituire e anche il pago pignoni, perché ormai la catena è arrivata a un punto elevato di usura, sicché se ti sostituisco solo la catena abbiamo problemi poi con i salti del pignone. In questo caso dobbiamo cambiare anche il filo del cambio, perché all'interno della guaina era durissimo da togliere, perché è entrata polvere e in più abbiamo la guaina che deve essere per forza rintestata, perché queste sono condizioni da non avere mai nella propria mountain bike, i fili esterni dalla guaina, mai. Ed è per queste piccole ma importanti attenzioni che io mi affido a te, Francesco. E succede anche che alcuni ragazzi del team sponsorizzato da Francesco Bike o che si affidano alla sua professionalità lo ringrazino regalandogli la maglia della loro vittoria. Facciamo una pulizia anche dalla guaina internamente, un po' di aria compressa. Da dietro è uscita una sbuffata di polvere, perché spesso succede che la polvere si accumula all'interno dell'ultimo tratto della guaina e mi va a dare dei problemi sul rilascio del filo. In questo caso sostituiamo il filo del cambio, perché si è bello seccato all'interno della guaina. Cambiamo anche la parte finale della guaina, tagliamo con pezzettini in modo da togliere questa curva, perché questa curva va a rallentarmi il filo durante quando vado a scalare le marce nella bicicletta. Come vedi Ivan, abbiamo fatto la pulizia del cambio, della catena, abbiamo sostituito il cavo interno, abbiamo rintestato le guaine, abbiamo tolto queste brutte curve che c'erano sulle guaine ed è già molto molto migliorato la discesa del nostro cambio. Il problema della ruota di questo lasco sono dovuti all'usura dei cuscinetti, di entrambi i cuscinetti del mozzo. Però per fare questo intervento ho bisogno che tu mi lasci qui la bicicletta un paio di giorni in modo che possa smontare il tutto e sistemarti i cuscinetti. Sì, ecco appunto che questo è il periodo migliore per appunto lasciare giù la bicicletta, visto che c'è questa pausa invernale, e fare tutti questi lavoretti, no? Certo. E per chi continua, ovviamente, a utilizzare la bicicletta anche nel periodo invernale, è meglio intervenire subito. E poi un'altra cosa da non sottovalutare è l'ammortizzatore anteriore, che non ci dobbiamo dimenticare di fare le pulizie dello stello e dei parapolveri esterni, perché anche questi vanno molto a incidere nella funzionalità e nella scorrevolezza della nostra forca. Sicché adesso noi puliamo la nostra forca e andiamo a mettere il lubrificante apposito per forcelle. Questo è un lubrificante apposito per forcella, andiamo bene a spalmare nella nostra forca. Questo serve sia perché la forca sia più,
più lubrificata e scivoli meglio all'interno del parapolvere e mantiene morbido il nostro parapolvere. Ovviamente deve essere un grasso specifico per forcella, non dobbiamo mettere oli che non siano adeguati a questo tipo di uso. Adesso controlliamo un po' come sono messi i nostri pneumatici, perché Ivan anche quest'anno di strada ne ha fatto. Il pneumatico, ti posso dire Ivan, sì, fai un'altra poca di strada e dopo lo mettiamo nuovo, lo mettiamo. E vediamo quest'anno cosa possiamo montare, se montare lo stesso disegno o montare qualcosa magari di più leggero, e poi dipende sempre cosa fai te durante l'inverno. Molti bikers amano farsi da soli la manutenzione ordinaria della bicicletta, per hobby e anche per risparmiare qualcosa. E va benissimo, ma ogni tanto, magari a fine stagione o prima di iniziare quella nuova, è meglio avere un parere anche di un esperto per continuare a pedalare sereni e in sicurezza. Gli ammortizzatori vanno bene e la tua bici va, è pronta per la tua stagione invernale. Bene, grazie a Francesco Bike. Grazie a te, Ivan, alla prossima. Per questa manutenzione prettamente invernale. Se il video vi è piaciuto, se trovate interessanti questi suggerimenti di Francesco, mi raccomando, scrivetelo sui commenti, mettete un bel mi piace e soprattutto iscrivetevi al canale.